FVG Tech On Air, pillole di tecnologia alla radio. Ciao Alex e un saluto a tutti i radioascoltatori. Oggi per le pillole di tecnologia firmate FVG Tech voglio parlarti e parlare a tutti i nostri ascoltatori dei nuovissimi Apple AirTags. Che cos'è questo nuovo prodotto introdotto da Apple? Praticamente possiamo immaginare come delle piccole monetine con dentro tantissima tecnologia, fra cui ovviamente il Bluetooth, che se attivati e parificati al nostro iPhone ci permettono di trovare gli oggetti a cui li appiccichiamo. Allora, diciamo che esistevano già delle cose del genere, dei portachiavi Bluetooth che, se appesi alle chiavi o anche, perché no, alla borsa, alle valigie, ci avvisavano quando loro stessi andavano fuori dal raggio d'azione del Bluetooth. Quindi, mettiamo il caso, eravamo in aeroporto, dimenticavamo, che ne so, lo zaino sulla sedia a pochi metri, diciamo tra i 5 e i 7 metri, il nostro telefonino suonava perché questo tag, non quelli Apple, quelli precedenti, non rilevava più il nostro Bluetooth e quindi il telefono si accorgeva che non era più connesso a questa specie di piccolo portachiavi e quindi ci avvisava che eravamo andati troppo distanti senza prendere l'oggetto in questione. Un po' anche come funzionano i seggiolini per i bambini in auto, no? Quando usciamo dall'auto e non abbiamo tirato giù il bambino, non che capiti, però è successo purtroppo qualche volta, a pochi metri il telefonino ci avvisa che siamo usciti dal perimetro del Bluetooth del seggiolino. Questo è un po' il discorso generale. Apple cosa ha fatto? Parentesi, esisteva già qualcosa del genere, però Apple l'ha moltiplicata per 100 volte. Allora, praticamente, mettiamo il caso di acquistare un Apple AirTag e appiccicarlo o infilarlo nel portafoglio. Lo parifichiamo al nostro iPhone e poi, niente, finisce lì. Fin quando non ci sono problemi, tutto a posto, direbbero in certe zone, no? Qual è il bello di questi tag di Apple? Che non si limitano ad avvisarci quando escono dal raggio d'azione del nostro Bluetooth, che è di qualche metro, bensì Apple, attraverso la costruzione di una rete globale, quindi a questo punto in tutto il mondo, di punti sensibili attraverso gli iPhone di tutti i proprietari di iPhone, fa in modo che questo tag, questo AirTag, per chiamarlo come l'ha soprannominato Apple, se viene perso da qualche parte, sente che vicino c'è un iPhone, manda un segnale a un iPhone di uno sconosciuto, ovviamente criptato e anonimo. L'iPhone dello sconosciuto manda un segnale ai server di Apple segnalando che è stato ritrovato un AirTag di qualcuno, ovviamente in modo anonimo, e i server di Apple avvisano il proprietario dell'AirTag che il suo AirTag e quindi anche l'oggetto appiccicato sopra, in cui è appiccicato sopra l'AirTag, si trova in quel punto lì. Quindi non serve GPS, ovviamente hanno una batteria di lunga durata, e senza GPS, senza dover essere collegato a satelliti, ma semplicemente sentendo gli iPhone che gli passano vicino, crea una mappa e ci dice dov'è. Ricordiamo, l'ho già detto, che ovviamente il segnale è criptato, e gli iPhone, le persone con gli iPhone non si accorgono che c'è questa cosa in corso, quindi insomma è tutto molto anonimo, molto privato. Ma invece di utilizzare la rete di satelliti che sta sopra nei cieli, che circonda tutto il mondo, semplicemente usa tutti gli iPhone, ovviamente che hanno attivato la funzione, che hanno il sistema operativo nuovo, eccetera eccetera, ma comunque sono milioni gli iPhone in giro, riesce a fare una mappa di tutto il globo e farci sapere dov'è l'AirTag perduto. Capite che questa è un po' una rivoluzione, perché se fino a prima questi dispositivi, piccoli aggeggini che appendevamo alle borse, alle chiavi, eccetera, ci dicevano solo quando eravamo fuori raggio, ma non ci dicevano mi hai dimenticato in quel punto lì, ma magari noi siamo andati via, non ci ha detto il punto giusto, qualcuno l'ha spostato, eccetera. Invece con gli AirTag e il software annesso sui dispositivi iOS sapremo sempre dov'è il nostro AirTag e quindi l'oggetto a cui lo abbiamo appiccicato. Una piccola rivoluzione, voi che ne dite?
Questa era la spiegazione del nuovo apparecchietto firmato dalla Casa della Mela. Per oggi è davvero tutto. Io, come sempre, sono ormai, spero l'abbiate memorizzato, così mi trovate su tutti i social network se vi va. Sono Gabriele Gobbo di FVG Tech. Vi aspetto sul mio sito o sul sito della radio per il podcast e vi auguro a tutti buon ascolto. FVG Tech On Air. Pillole di tecnologia alla radio.